Nauta Verso, e questo è il nome ufficiale, nasce da un'idea che ho avuto durante l'Expo di Dubai, quando sono stato a visitare l'Expo. Lì all'interno abbiamo visto cosa è capace di fare la tecnologia nel pavillon dell'Arabia Saudita. È scattato un qualcosa che già c'era naturalmente, perché l'acquario vero già contemplava anche delle parti digitali, ma quando ho visto questo ho detto basta, non si fa più l'acquario. Sono venuto a casa, mi sono confrontato e da lì è iniziata, 2 anni fa, tutta una serie di ricerche, di procedure per capire un po' cosa c'era nel mondo. Per cui faremo un nativo digitale che sarebbe la costruzione. Dico nativo digitale perché è stata concepita, disegnata, prodotta proprio per essere totalmente digitale, di cui al suo interno ci saranno migliaia di metri quadrati dedicati alle tecnologie. Avremo delle sale immersive totali dove sarà il grande acquario, ma avremo anche il battiscafo, ma avremo anche delle possibilità di studiare e dei laboratori per i giovani. Insomma, ci saranno dei bar, ci saranno dei ristoranti, e poi il tetto è tutto verde. Il tetto, lo vedrete, sarà un parco sul mare, verde, di erba, fruibile da tutta la città, da tutti i turisti, senza dover pagare il biglietto. E vicino avremo un grande marina, perché anche il marina fa parte del progetto e verrà costruito. Come marina partiremo, penso, molto, molto velocemente, già penso ai primi mesi del prossimo anno. Un grande progetto di rigenerazione urbana, non da poco, devo dire la verità, perché andiamo a definire e a qualificare un'area che poi con la costruzione della nuova piscina che farà il comune si sarà completata. E una cosa importante è che andremo a dar luce a un territorio, l'unico punto di Trieste dove qualsiasi di noi può vedere Trieste dal mare. Tutta la filiera della costruzione, le aziende, tutto saranno selezionate per ottemperare ai progetti di tracciabilità, sostenibilità ambientale. Cioè, è un progetto a tutto tondo molto innovativo, con tanta sostenibilità e tanta diffusione della cultura e della scienza che Trieste ne abbiamo, per cui diventerà un centro visivo di tutto quello che ha Trieste.